Con The Boat Show a Porto Piccolo, a bordo di Gran Soleil 48 Performance, una barca disegnata da Marco Lo Stuzzi per quanto riguarda le linee di carena e da Nauta Design per gli interni. Tre diverse opzioni per la costruzione della carena, in vetroresina con resine vinilestere oppure epossidiche e in full carbon ovviamente con resina epossidica e lavorazione sottovuoto. È una barca pensata per offrire grandi prestazioni ed essere utilizzata soprattutto nella versione race in regata. La versione base ha albero d'alluminio con immersione 2,60. Una versione più aggressiva, un albero sempre d'alluminio un po' più alto e immersione 2,80. La versione race con albero di carbonio arriva invece a immergere 3 metri, ovviamente con un notevole guadagno sul peso e sul momento raddrizzante. La versione base è disponibile con il fiocco autovirante, una soluzione scelta e sperimentata sulla serie LC Long Cruise. Questo per rendere la navigazione molto semplice anche con un armatore che ha equipaggio ridotto. Si può portare praticamente da soli. L'unica vera complicazione è issare la randa full battened, però una volta issata il gioco è facile. In alternativa al fiocco autovirante si possono richiedere le rotaie tradizionali. La superficie del fiocco aumenta leggermente, ma diventa immediatamente più scomodo da utilizzare. Il tamburo dell'avvolgitore del fiocco è sottocoperta, una soluzione che consente di aumentare la superficie utile della vela che viene a essere molto vicina al ponte e quindi può raccogliere più vento. E stiamo navigando con il Code Zero, una bella vela triradiale che ci regala tanta superficie e in questa giornata di bonaccia ci consente una bella velocità. Le due cabine di poppa sono simili per quanto riguarda la misura del letto, ma quella a dritta ha il privilegio di avere una porta che si apre direttamente nel bagno. La zona living è dominata dall'albero passante, un elemento strutturale ma anche estetico. È bello nelle barche a vela vederlo. Layout tradizionale con 3 cabine e 2 bagni, una bella dinetta centro barca e una zona cucina a L con frigo verticale e frigo a pozzo. Il motore di serie è un Volvo di 250 cavalli con piede sail drive, in opzione il 75 cavalli o lo Yanmar da 80 cavalli. A prua una bella cabina armatoriale, si sale sul letto anche dai fianchi, che è una cosa importante per il conforto, ovviamente il suo bagno dedicato con cabina doccia. Abbiamo provato la barca col piano di coperta più semplice. Qui sono rinviate tutte le manovre che passano sotto coperta e quindi non danno fastidio nei passavanti. L'armatore può scegliere, per esempio, di montare un winch per regolare il Genoa sul fianco della tuga oppure un piano di coperta ancora più evoluto, quello race, adatto ovviamente alle manovre di regata. Gran Soleil 48, una barca disegnata per il Mediterraneo, per fare cose impegnative e adattarsi alle diverse esigenze dell'armatore. Un Made in Italy di qualità, una barca che avrà sicuramente un grande successo.